American Dreaming, loro sono i J27 insieme a Tracy Guns, ogni tanto un po' di rock all'americana, rock stradaiolo. Ben benvenga. Non fa male a Radio Città, anche perché poi insomma ci fa piacere che dei ragazzi italiani riescano a raggiungere il loro sogno, cioè quello di incontrare un loro idolo che fu il fondatore dei Guns N' Roses. Vi sai con lì la, come dire, l'unità di intenti, cioè suonare la stessa musica insieme. Loro l'hanno fatto, Regeneration è il loro nuovissimo disco. Caro direttore, tu ricorderai che lo scorso 29 dicembre, sì, quando abbiamo fatto il nostro speciale in radio con le rammendi, sì, bravo, con le nostre top 2014, con le nostre playlist, sì, c'era? C'era un disco che io ho lanciato proprio come uno dei dischi dell'anno, nel senso che mi ha travolto non appena l'ho ascoltato. Il disco si chiama Spaghetti Juke Joint, l'autore, una delle autorità del blues italiano e non solo, ovvero Fabrizio Poggi. Ciao Fabrizio, buonasera. Buonasera. Ben trovato. Grazie mille Fabrizio, noi ti seguiamo con attenzione, noi è la prima volta che sei a Rock City Nights, una volta parlammo del tuo libro sul blues, stasera invece si ritorna al Fabrizio Poggi musicista insieme ai Chicken Mambo, sei tornato in grandissimo stile con questo Spaghetti Juke Joint che io personalmente ho votato tra i dischi del 2014 per la qualità, per l'energia, è il tuo 18° disco, giusto? Sono diventato maggiorenne, discograficamente parlando. Senti, come si fa a restare così freschi, così scoppiettanti dopo 18 dischi? Merito tuo o merito del blues? O di entrambi? Magari più del blues, magari anche un po' della mia passione, insomma, nonostante gli anni, nonostante insomma l'anima si consumi sempre un pochettino, sulla strada del blues si ritrovano sempre nuove forze, nuove energie e quindi anche l'entusiasmo. Fabrizio, una cosa molto interessante, lo accennavo anche prima a proposito di questi ragazzi che abbiamo ascoltato prima di te, che hanno inseguito il sogno del rock all'americana e hanno avuto un grande ospite. La cosa interessante è che nonostante ci siano degli ambienti musicali, ad esempio il blues, che non sono tipicamente italiani, spesso capita degli ottimi dischi di blues, di rock, che arrivano proprio dall'Italia. Spaghetti Juke Joint è un album italiano, ma con una forte anima blues. Secondo te c'è un segreto, c'è, come dire, un modo di fare? Qual è anche per quanto riguarda la tua esperienza, qual è il segreto per il quale si può suonare credibili pur non essendo provenienti da certe zone? Ma per quanto riguarda, perché per le nuove generazioni naturalmente è molto facile, perché basta andare su internet, si trovano esempi e cose da cui imparare. Per quanto riguarda la mia generazione, credo che noi abbiamo avuto quella grande fortuna che attraverso il blues, che poi è stata la madre di gran parte delle musiche moderne, il blues sia diventato in maniera quasi miracolosa un linguaggio internazionale. Per cui se tu riesci a entrare nello spirito di questa musica, del blues, cessi di essere un attore, cioè di impersonare un personaggio e diventi in qualche modo credibile, sì, anche nei confronti di chi questa musica l'ha inventata o comunque l'ha masticata per una vita, ecco. Fabrizio, quando parlavamo del tuo dizionario del blues c'era una voce importante che poi è davvero la chiave di volta per comprendere la cultura afroamericana, ovvero i cosiddetti Juke Joint. Il titolo di questo nuovo disco, Spaghetti Juke Joints, unisce una tipicità italiana e una tipicità afroamericana. Ci spieghi perché? Che cosa vuol dire? Beh, lì ci si riferisce a una storia poco conosciuta ma assolutamente vera, che è quella degli italiani che alla fine della guerra civile, intorno al 1870, così, partirono e andarono a raccogliere il cotone in Mississippi, fianco a fianco con gli afroamericani, e quindi in qualche modo vivendo anche la loro povera vita in mezzo a inondazioni, in mezzo a tante difficoltà. Il razzismo colpiva i neri quanto gli italiani, e naturalmente noi italiani eravamo là alla fine dell'Ottocento quando in Mississippi si inventava il blues, quando in qualche modo si sintetizzava questa musica. E allora io ho pensato che questo ha già più a che fare con la leggenda, ma che magari
qualche immigrato italiano potrebbe aver aperto da quelle parti, tra i campi di cotone, un locale dove si faceva musica, dove soprattutto si suonasse il blues. E come chiamarlo se non inevitabilmente Mississippi Juke Joint? E da lì, insomma, è nato il titolo e anche un modo, insomma, per omaggiare quegli italiani che, insomma, inseguirono un tragico sogno, perché, insomma, per loro il Mississippi di quegli anni era davvero una terra maledetta. Fabrizio, a proposito di razzismo di cui hai parlato prima, razzismo verso gli italiani, tu sei italiano, ti presenti ad un pubblico anche americano, hai degli ospiti importanti, questo disco poi ne parleremo. Che idea ti sei fatto? Come viene percepito un musicista italiano che si presenta, ecco, in luoghi non italiani? C'è diffidenza, c'è, non so, reazioni spiacevoli, oppure anche nel rapporto con gli ospiti che hai avuto in questo disco c'è, come dire, una relazione alla pari? Sì, anzi, addirittura c'è quasi una... sembra quasi assurdo dirlo, ma a volte loro sono ammirati, specialmente sì, perché sanno che per noi è molto difficile accedere alle informazioni a cui loro... Parlo sempre per la mia generazione, sì, sì, quindi sì, una generazione che ha imparato a suonare prima che ci fosse internet, però è importante dire. Quindi è anche il fatto che noi spesso siamo andati oltre alla musica, ma abbiamo voluto esplorare anche le storie che girano intorno alla musica, a questa musica, alla cultura che l'ha in qualche modo creata, beh, crea ammirazione, è quasi una sorta di piacere dentro di loro, ma assolutamente non ho mai sentito, almeno parlo del mondo del blues, una sì, nessuna sorta di razzismo, neanche tra virgolette. Mm. Questo è molto importante, anche perché tu hai avuto come ospiti, lo diciamo, Sonny Landreth in King B, Ronnie Earl, Bob Mergolin. Come mai la scelta in particolare di questi tre nomi? Ma io, vabbè, diciamo, da quando ho iniziato a suonare ho avuto il privilegio di suonare con quasi tutti quelli che erano i miei eroi, quindi voglio dire, il mio primo ospite americano risale al 1994, quindi... ma io diciamo che di solito incido il disco, poi in questi anni ho conosciuto tanti musicisti, sì, ho avuto la fortuna di suonare con loro spesso dal vivo negli States, qualche volta anche in Europa, e quando vedo che mi mancano certi strumenti o sento che la canzone può essere nelle corde di quel determinato musicista, beh, allora lo invito. Ma per esempio Sonny Landreth sono anni che lo conosco, ma non avevo ancora trovato il pezzo in cui lui potesse calzare a pennello, sì. Credo in questo disco di averlo trovato, perché c'è una cosa che, oltre al fatto musicale, a me piace, e in molti casi sono riuscito, io condivido un'amicizia con molti, sì, dei musicisti d'oltreoceano, cioè, abbiamo la stessa passione, quindi la cosa trascende la musica, no? E quindi questo è anche un po' il bello del collaborare, appunto, che va al di là dell'aspetto puramente musicale. Fabrizio, forse in questo disco un po' oscurato magari dai nomi altisonanti degli ospiti, il tuo gruppo, che invece è un gruppo di una compattezza e di un'energia incredibile, ovvero Chicken Mambo. Due parole sui tuoi musicisti. Ma diciamo che questa è una delle migliori formazioni dei Chicken Mambo, e sicuramente insomma comprende poi Tino Cappelletti, lei leggendario bassista, sì, rock e blues con 50 anni di esperienza alle spalle, questo Enrico Polverari, chitarrista cagliaritano, che non lo dico solamente io, sta diventando uno dei numeri uno della chitarra blues e non solo in Italia. E poi c'è Gino Carolieri, che insomma praticamente ha suonato da Eugenio Finardi a quasi tutti i jazzisti americani in tour in Italia negli ultimi 20 anni, e in questo disco si cimenta con il rock blues in maniera assolutamente super efficace. Quindi insomma sono molto orgoglioso di questa band, e credo
Sì, magari di primo titolo le persone notano questi giganti del blues che sì. hanno fatto l'ospite, ma poi quando ascoltano il disco nella sua integrazione si rendono conto che comunque la band c'è e il fatto di avere l'ospite è solo una ciliegina sulla torta, è diciamo un plus, un bonus che fa piacere, quello che dico io, una caramella per le orecchie, ma il resto è la band ci deve essere, anche perché poi siamo noi che andiamo in giro a suonare questo disco, certo. E gli ospiti non ci sono più, quindi dobbiamo esserci e alla grande. Fabrizio, tra i vari pezzi c'è uno che mi ha stupito perché, non so, c'è Rock Me Baby di B.B. King, oppure Sonny Boy Williamson, Little Milton, però poi hai scelto anche Way Down the Hall di Tom Waits, una scelta apparentemente un po', come dire, in contraddizione con gli altri brani, ma in realtà sonoricamente molto in linea con col disco, no? Sì, diciamo che un po' il testo di Way Down in the Hall rappresenta anche un po' qualche buco profondo sulla strada della mia vita in cui sono caduto, in cui ho avuto un po' di difficoltà a uscirne, ma è una canzone che io ho imparato facendo l'ospite con i Blind Boys of Alabama, sì. e spesso suonavo l'armonica su questo brano e mi piaceva molto il loro arrangiamento, anche abbastanza diverso dall'originale di Tom Waits, no? E mi sono sempre detto, appena faccio il disco in cui mi sembra giusto inserirlo, voglio suonarlo con i Chicken Mambo, Way Down in the Hall. E vedo che molte persone apprezzano la nostra versione e sono molto contento. Fabrizio, ultima cosa, dal vivo cosa sta succedendo a Fabrizio Pocci e Chicken Mambo? Insomma, ci sono tante date di presentazione del disco, per esempio, non so, a metà febbraio, il 13 saremo al Big Mama a Roma, poi il 14 febbraio, il giorno dopo, a Firenze, e poi in giro, insomma, basta andare sul nostro sito www.chickenmambo.com e si trovano tutte le nostre date, poi anche un po' di storie, un po' di racconti. Poi dal 14 marzo alla fine dello stesso mese faccio un tour in duo con Guy Davis tra Belgio, Olanda, Francia e altre cose in Europa. Non c'è nulla in Italia per questo tour, ma speriamo bene prossimamente. Grazie mille a Fabrizio Poggi, vi ricordiamo con grande piacere Fabrizio Poggi e Chicken Mambo Spaghetti Juke Joint, votato dal sottoscritto come uno dei migliori dischi del 2014 appena trascorso. Se non l'avete ascoltato, fatelo, un disco davvero eccellente. Noi chiudiamo con uno dei pezzi chiave di quest'album, ovvero King Bee, che vede Poggi e Chicken Mambo insieme ad un grande della chitarra internazionale, ovvero Sonny Landreth. King Bee, buonanotte.